Mi è venuta un'idea ultra mega trash. Cioè, in realtà non mi è venuta questa idea. Me l'ha data un ragazzo tempo fa. Ma lui mi disse: perché non scrivi a 100 celebrità e vedi se ti rispondono? Ci ho pensato su. E scrivere a 100 celebrità di quelle veramente tanto famose è molto, ma molto, ma molto, ma molto improbabile che ti rispondano. Se non quasi impossibile. E quindi mi sono detto: perché non rendiamo la cosa un po' più facile? E invece di scrivere a 100 celebrità, scriviamo a 50 youtuber italiani? Riduciamo il numero e in più scriviamo a persone che sono facilmente o più facilmente raggiungibili rispetto a celebrità come magari Cristiano Ronaldo, The Rock, Tom Holland. Insomma, dovrebbe essere forse più facile scrivere e ricevere risposta da una persona come il Masseo o come Yotobi? Non lo so. Però ci proviamo, ci voglio provare, voglio vedere cosa ci salta fuori. Questa luce mi rende particolarmente pallido. Quindi, telefono alla mano e andiamo. Prima di tutto dobbiamo sceglierci la frase da scrivere. Deve essere una frase uguale per tutti, cambiando magari solo il nome, ok? Quindi, una frase un po' d'effetto, diciamo così. Io direi una cosa tipo: ciao, puntini, puntini, puntini. Ti volevo fare i complimenti per il tuo nuovo format su YouTube. Non è male. Non mi viene in mente nessun'altra frase d'effetto da poter scrivere che sia uguale per tutti. Stai facendo un ottimo lavoro, baboro. Va bene, grande il correttore. Direi che la frase è questa. Magari ci mettiamo anche l'emoji forza. Forza. Guarda qualche forza. Guarda che forza. Guarda che forza. Mannaccio pesce. Ok, direi che la frase ce l'abbiamo. Ora si copia e si va direttamente su Instagram. Dobbiamo scegliere i nostri principali target. Io direi, avevo in mente un paio di nomi. Ovviamente i più facili sono sempre quelli. Allora, ne abbiamo detti due o tre all'inizio. Andiamo, Yotobi. Se mi rispondono, raga, esplodo. Però lo sapremo ovviamente più avanti. Intanto io scriverò il messaggio. Gli metterò il segui anche Yotobi che non lo seguo. Incolliamo il messaggio. Ciao Yotobi, ti volevo fare i complimenti per il tuo nuovo format su YouTube. Stai facendo un ottimo lavoro. Chiaramente lui non penso stia facendo un nuovo format Yotobi in questo momento. E quindi se dovesse mai leggerlo potrebbe rispondermi: ma che cazzo dici? Quale nuovo format? E io gli risponderei: no, in realtà è tutta una truffa. Ti ho fregato 50.000 euro dal conto in banca. Però primo messaggio direi di inviarlo proprio adesso. E siamo a 1. Yotobi abbiamo scritto: ho un asso della manica da giocarmi, ma dopo vi dirò chi è. Ora andiamo a Masseo, perché c'è uno youtuber barra streamer che conosco di persona. Non so se mi risponderà mai. Al Masseo a quanto pare avevo anche già scritto. Forse è una storia che aveva pubblicato nel 2020. Perfetto. Quando verrà accettato? Non si sa neanche se accetteranno i miei messaggi. Comunque siamo a 2. Bisogna che me li segno perché altrimenti mi dimentico. 2. Procediamo. Lion the Gamer, l'ultima persona a cui vorrei scrivere. Non so neanche come si scrive, non lo trovo. When gamers fail. Messaggio, incolla. O se no semplicemente ciao. Vabbè dai, mettiamo ciao Lion su. A Masseo abbiamo messo i puntini, che direi che comunque non fa differenza. E siamo a 3. Blur, avevo scritto anche lui qualche anno fa a quanto pare. Siamo a 4. Messaggi vecchi di una vita. Omiatol, che non sta più facendo un cazzo nemmeno lui, anzi sta facendo la Goat League con il Pancio. E siamo a 5. A chi altro possiamo scrivere? Gabbo di Squared. Ma non c'è Gabbo? Non c'è? Gabriele Gaiba. Just Gabbo, eccolo. 50 sono tanti effettivamente. Comunque Dario Moccia, messaggio: lascio i puntini raga perché altrimenti ci metto una vita. Michele Molteni, messaggio: Yakidale, messaggio: Human Safari, fatto. Maurizio Merluzzo, messaggio: belli sti video, comunque proprio merda. Però Mike Shosha, eccolo qui, Mike Shosha. Mi sa che sono troppi 50. Facciamo 30. Thomas Hungry, messaggio. Danny Lazzarin, messaggio. X Murri, messaggio. Ciccio Gamer, esiste ancora Velox? Ah sì, c'è ancora Velox, messaggio. Progetto Happiness, lui mi piace molto ragazzi. Marcello Ascani, Matt the Farmer. E siamo a 20 ragazzi. Traguardo. 20 persone a cui ho scritto che non mi cagheranno di striscio. Ma chi se ne frega, il video è basato su quello. Bisogna vedere se qualcuno ci caga. Mi caga, ma chi cazzo mi caga? Allora ci sono i DF, quindi scriveremo anche a loro. Federic o Frederick, come cazzo si scrive? Ah, eccolo. Bracciami ancora. Ok, non ho mai visto un suo video, ma mi appaiono sulla bacheca, raga, quindi io scrivo a loro. Ah, giusto. Richard HTT e anche la sua compagna Frafrog. Perché non mi incolla più il messaggio? Ok, mi sa che non posso più scrivere quel messaggio. Forse l'ha preso come spam, quindi dobbiamo cambiare messaggio. Mai frase fu più cringe. Vai, inviamoglielo. Frafrog. Marco Tomasin. Andiamo sul fitness.
Jans Coach, c'è Otto Kliman, è vero, Alessandro Morolla. Ok raga, ci manca l'ultimo che è il mio bonus e adesso vi dirò chi è. Il Pancio. Il Pancio perché dico che lo conosco di persona? Perché io e Andrea ci conosciamo da tanti anni in realtà. Lui è di Reggio, scriviamo ciao Andre. Ti volevo fare i complimenti per l'ottimo lavoro che svolgi non su YouTube ma su Twitch. Vediamo se Andrea mi risponderà. Il nostro compito l'abbiamo fatto, abbiamo scritto 30 persone, eravamo partiti da 50 persone, 50 youtuber sono tanti anche perché io non ne conosco tantissimi, quindi diciamo che partiamo con 30. Abbiamo 3 giorni di tempo per vedere se qualcuno risponde, se entro questi 3 giorni nessuno ha risposto, il video purtroppo finirà così e avremo perso questa scommessa. Se qualcuno risponde, raga, ben venga, a dopo. Ok raga, sono passati esattamente 30 secondi da quando ho staccato il video e ho notato che avevo un messaggio. Non è una risposta, ma quasi lo è. Mi ha risposto Dario Moccia, ragazzi. Dario Moccia ha messo mi piace al mio messaggio. Quindi devo dire in realtà che Dario Moccia è uno forse di quelli che ha più follower di tutti, cioè ha 229.000 follower e mi ha risposto tra virgolette in pochissimo tempo. Quindi tanto di cappello a Dario Moccia per essere una persona molto terra terra quanto pare, perché fa sempre piacere vedere che anche se sono arrivati in alto abbiano ancora del tempo da dedicare alle persone normali tra virgolette, perché alla fine siamo tutti uguali. Mi fa piacere, non so effettivamente se è lui in persona che gestisce il suo social o se sono persone che seguono il suo social, questo non lo so, però a prescindere da tutto per ora apprezzo e sono contento che abbia in qualche modo risposto, anche se non è proprio una risposta la sua. Avrebbe potuto scrivermi grazie? Sì. Non l'ha fatto? No. Fa qualcosa? No, non cambia nulla. Alla fine tra un grazie e un mi piace al messaggio poco ci manca. Quindi ragazzi, per ora mi ritengo soddisfatto. Comunque abbiamo ancora 3 giorni, perché sono passati esattamente 2 minuti da quando ho staccato il video. Vediamo se qualcun altro risponde. Vi tengo aggiornati. Passano poco meno di 20 minuti e qualcun altro mi ha risposto, raga. Qualcun altro mi ha risposto. Sono contento di questo, ma non tanto perché mi abbiano risposto, perché diciamoci la verità, non è che mi interessa un granché se mi hanno risposto o meno. Non ho 15 anni che cerco risposte. È giusto per capire quali youtuber hanno ancora tempo, diciamo, da dedicare a chi insomma è una persona, come detto prima, normale. Mi ha risposto Velox, ragazzi, guardate qui, mi ha messo mi piace al messaggio e grazie con 2 braccioni. Ora diciamo che non so se ho azzeccato il timing, nel senso magari sta facendo veramente un altro format, non lo so perché non lo seguo. Sta di fatto che mi ha risposto e quindi un bel cuoricione al signor Velox. Ha comunque 138.000 follower, non sono pochi, quindi direi top. Abbiamo ancora altri 2 giorni e mezzo, no, 3 in realtà ancora, perché sono passati poco più di 20 minuti, per vedere se qualcun altro ci risponde, ragazzi. Aspettiamo. Secondo giorno, ragazzi, è successo qualcosa di molto molto strano. Io tutto ciò non me lo aspettavo, devo dire la verità. Nel senso che quando ho fatto questo video l'ho fatto per, come già detto in precedenza, cercare di capire se gli youtuber famosi sono rimasti abbastanza umili da rispondere o comunque anche solo mettere un cuoricino a determinati messaggi di certe persone. In tutta onestà, io quando ho cominciato il video mi aspettavo un fallimento completo e in realtà mi devo ricredere. E adesso vi mostro perché. Come vedete ho 5 messaggi, io non li ho ancora aperti apposta e adesso, a parte un mio amico che mi ha scritto, altri 4 youtuber a cui ho scritto ieri mi hanno risposto. Cioè, risposto. Abbiamo in realtà un mi piace al messaggio da Bracciami Ancora Official, che in tutta onestà io non so nemmeno chi sia, non l'ho mai visto, però ho visto che aveva tante visuali, quindi. Abbiamo un mi piace da Richard HTTT, non si HTTT, Riccardo Accattatis, lui comunque, un mi piace. Un mi piace da Matteo Fiocco, cioè Matt the Farmer, ok? Ma il migliore, ragazzi, è Thomas Angry, che giustamente mi viene da ridere, ma giustamente mi ha risposto anche al messaggio, essendo lui molto, molto di pancia, cioè quello che ha da quello che pensa lo dice. Giustamente mi ha anche risposto al messaggio, ho scritto di che video stai parlando esattamente, ti ringrazio comunque per i complimenti. Che devo dire, sono contento del risultato, sono contento che Thomas comunque mi abbia risposto. Ovviamente non gli risponderò perché ha ragione, cioè di cosa cazzo stiamo parlando. Pancio Andrea, che invece era la mia carta segreta, non mi ha cagato di striscio, anzi. Ricapitolando, so che non sono passati 3 giorni, ma direi di ritenermi più che soddisfatto di questa sfida, anche perché non credo che avremmo altre risposte, essendo che comunque riceveranno una media di 100 messaggi al giorno, quindi il mio messaggio sarà già andato in prescrizione. Su 30 streamer a cui ho scritto, 5 mi hanno risposto.
Ricapitolando, Dario Moccia, Thomas Hungry, Richard HTT, Bracciami Ancora e Velox. Ah no, 6, compreso anche Matt The Farmer. E avevo scordato un nome. Quindi 6 youtuber hanno risposto al mio messaggio, 6 su 30. Direi che è veramente un ottimo risultato, non me l'aspettavo come detto. E nulla raga, vi lancio una sfida. Non so quante persone guarderanno questo video visto gli ultimi numeri che ho fatto negli ultimi 3 video. Però se raggiungiamo i 50 mi piace, che sono tantissimi lo so, riproporrò questo tipo di format con youtuber stranieri. Fatemi sapere nei commenti se vi piace come idea. Nulla ragazzi, io vi saluto, ci vediamo in un prossimo video. Ciao!